Siamo, vero? Buongiorno a tutti. Andiamo un po' a braccio, nel senso che sapete che mi piace un po', vabbè, può fare un po' le cose un po' così, ma inserire gli schemi, quindi ci saranno un po' di cose un po' diverse. Allora, prima di tutto volevo dirvi che oggi, come sapete, ci troviamo qua per celebrare una mattinata che io considero molto speciale. È un momento che ci permette di riflettere sulla importanza della dedizione, dell'amore e del sacrificio. Valori che sono alla base non solo delle famiglie, ma anche della nostra comunità. Festeggiamo insieme borse di studio, anniversari e aziende e i negozi che da oltre 50 anni rappresentano un pilastro del nostro territorio. Questi momenti di celebrazione non sono solo occasioni di festa, ma anche un'opportunità per trasmettere a voi ragazzi, perché è importante, ai nostri giovani un messaggio potente, che la vera grandezza si costruisce giorno dopo giorno con impegno e passione, in un'epoca in cui i ragazzi sono sempre più attratti dall'effimero e dai contatti virtuali. Oggi abbiamo il compito di essere modelli, quindi noi adulti, da seguire, di mostrare loro che la vera connessione, quella che dura nel tempo, si costruisce con il sudore, con la volontà e con il cuore. Quindi non attraverso il TikTok, non attraverso l'imitazione, non attraverso tutto quello che per voi in questo momento capisco che può essere fondamentale. I rapporti si creano con l'amicizia, i rapporti sono i compagni, sono quelle amicizie che si fanno durante gli anni di scuola, sono quelle che vi porterete nel cuore per sempre. E quindi invece a voi, cari sposi, che oggi celebrate un anniversario speciale, voglio dire che ogni giorno insieme è un nuovo inizio,
che sia il primo, il cinquantesimo, il sessantesimo o il sessantottesimo, non so più quanto, il sessantacinquesimo, non so neanche più, ok? Vi auguro di continuare a provare quella voglia profonda di essere un tutt'uno, di affrontare le sfide della vita insieme come se fosse sempre il primo giorno. L'amore è un legame che va oltre l'amicizia, oltre la compagnia, è un misto di emozioni, di complicità e di sogni condivisi. Non dimenticate mai di coltivarlo anche quando la vita si fa difficile, ok? Perché siete sempre uno a supporto dell'altro. E quindi adesso iniziamo a dare gli anniversari e lo faccio fare al vice sindaco per un semplice motivo, che perché per lui la famiglia e tutto il resto, come per tutti noi, è molto importante. E quindi penso che tra tutti noi sia quello forse in questo momento più, dai, ci crede ancora molto. Per cui iniziamo. Oh, i 10 anni. Dov'è la mia amica del cuore? Carlini Paolo e Pognetti Patrizia. Non ti guardo di qua, non ti vedo di qua. Vai avanti. Vero, voi siete più giovani, ma io in realtà sono 25 anni, 25 anni che la sopporti, Poi abbiamo qua un quindicesimo. Wow. Fiorese Cristian Lorenzi Simona. La mia Simona è braccio destro, braccio sinistro, mia confidente, è un po' tutto. Grazie di cuore. Grazie per essere venuto qua. Poi abbiamo i 20 anni. I 20 anni abbiamo Martignoni Luca e Fioriti Stefania. Poi abbiamo i 25 anni, l'anno prossimo tocca a me, ragazzi. Cosentino Antonio e Giampini Giovanna. Il mio sceriffo, eh? Come fai a sopportarlo ancora? Di la verità, di la verità. Il paradiso. È vero, l'hai già conquistato il paradiso, con questo qua, È vero, lo sceriffo. Poi abbiamo Negri Lucre, Figenio Sabrina, altri 25 anni. Tutti, cioè lei è più giovane rispetto a te, cioè te li dimostri male, cioè non è che ti salvi dicendo che sei coscritto, devi stare su quello zitto, cioè un po' di rimenti. Quanti anni può avere? 65, vero? Vero? 65, vero? Cioè io sono più vecchia ma dimostro molto di meno la mia età. Allora, Uleo Salvatore e Mineo Maria Rosa, per il loro 25esimo. Complimenti. Grazie a te. Questa è la nostra artista del nostro paese. Fa dei quadri meravigliosi. E tornerà presto, ecco. Allora un giorno farai un'esposizione qua in biblioteca per la festa del paese, ok? Ti auguro ancora. Speroni Massimiliano e Stefanoni Barbara. Wow! Direi padre
mia figlia oggi, misteria, congratulazione. E quindi adesso passiamo ai 40, guardami. Quello che ieri sera mi ha fatto spostare la macchina perché doveva correre a casa dalla moglie. Delfino Vincenzo e Cosentino Antonietta, 40 anni, auguri! Fratello Francesca e Raffa Santa detta Tanni, 40 anni, la nostra insegnante di lettere della nostra scuola Salvador da Cristo, vabbè, però ha aiutato a crescere i nostri ragazzi, grazie, grazie a voi, poi passiamo ai 45 anni, beh qua abbiamo il mio zio, Gallo Salvatore Bernardoni Maria Luisa. Grande Gallo! Congratulazioni! Offri da bere! Guarda che stasera devi offrire da bere, eh! A tutti, eh! A tutti, dopo, dopo! Marinelli Paolo e Zappatore Patrizia, 40esimo, no, 45esimo, scusami. E mamma, vorrei tornare indietro. Scusami. L'ho letto male, perdonami, Zappatore Patrizia, perdonami. Ma perché tornare indietro? 5 anni in meno, sì, ma bello 45 anni festeggiarli insieme. 50 anni invece. 50 anni abbiamo, signor Pierioli Santo e Callegari Daria. 50 anni, congratulazioni. Anche col poco scritto, è vero, dillo. È vero, auguri. 55. Non c'è ancora. Oh, cosa mi dai? Stefano Luigi e Allocca Fortunata. Sei fortunata veramente o? Dimmi, sei fortunata. Congratulazioni. Allora, poi passiamo a un 60esimo che il signor Cavretti, Valentino e Venturi in giudizia, Giuditta, non si sono iscritti, ma sono qua e prossimamente avranno il loro riconoscimento. Congratulazioni, congratulazioni. Ve la faccio avere in settimana e poi un 65esimo. Non ti mettere a piangere. Guardami, io ti guardo, di solito una lacrimuccia scende. Bussoni Giancarlo e Broggi Anna Maria. È il mio gusto, vieni. È arrivato l'ambasciatore. La rosa, certo signora, certo, dopo gliela diamo. E ora passiamo a quelle che sono aziende, negozi, partite IVA, a tutto quello che ha aiutato in questi anni
a far crescere il nostro territorio. Proprio aziende e negozi storici del nostro territorio, vi faccio l'enorme grazie. Grazie per il coraggio, per le notti in bianco e per i sacrifici che avete fatto, spesso a scapito della vostra famiglia. C'è chi pensa erroneamente che portare avanti una comunità gestita prima dai propri genitori, dai nonni, sia semplice, perché si trova tutto fatto. Ma vi assicuro che non è così. Per imparare si inizia dal basso. In alcuni casi ti trovi a dover intraprendere qualcosa per la quale non pensavi proprio che fosse quello il tuo destino. Ma questo è stato l'unico modo per il quale oggi siamo qua a ringraziarvi. Perché 50 anni significa tradizione e sogno in comune. Sappiamo tutti cosa significa affrontare le difficoltà economiche, le scadenze, i mutui da gestire. Ma nel vostro impegno avete dimostrato che la perseveranza paga. Non avete mai mollato la mano di chi vi ha sostenuto e incoraggiato. Ed oggi il vostro lavoro è un esempio luminoso per tutti noi. Perché purtroppo qua all'Onate si pensa che all'Onate non c'è niente. All'Onate è tutto morto, si fa tutto negli altri paesi. Nella realtà noi abbiamo delle attività che voi non avete idea di cosa significa. 50 anni. 50 anni è una lotta continua, una lotta del primo mese, una lotta di sopravvivenza, è un sogno che si realizza ogni giorno. E loro sono qua. Noi abbiamo delle aziende che oggi premiamo, ma semplicemente perché vogliamo dire grazie, voglio farvi vedere a voi ragazzi che non è tutto dovuto. Ma si ottiene veramente quel sacrificio come avete avuto voi il vostro 9, 10, il vostro 100 e 100 lode. Per cui adesso chiedo al mio assessore, che è anche un imprenditore, ok, di iniziare da un'azienda, una delle, come azienda, non come negozio, più anziane del nostro territorio, bravo, quello che è in mano. Che è dal 1965, che è iniziato con una ditta individuale dal papà, e poi è arrivato in mano al figlio che la sa, ai figli che la sanno, cioè SPA. Oggi non so quanti cittadini onatesi dà lavoro, ma dopo sarà lui, Giancarlo, che darà le borse di studio ai ragazzi. Dopo. Iniziamo dalla TAG. La TAG nasce nel 1967 da Archi di Carlo e oggi è Costruzioni Meccaniche TAG. Quindi Michela, che ti ho visto, e rappresenta la TAG. Dovere, voi non avete idea tante volte come ci confrontiamo in bandiera. Poi andiamo avanti con quelli che ho conosciuto fin da piccola, per virgolette, per lavoro. Nascono nel 1964, ok, come Fratelli Menegaldo, e oggi è come Gamma SRL. A voi un grazie, perché siete stati sinonimo di efficienza, di lavoro, di sudore, e io qualcosa ne so perché vi ho conosciuto, credo. Grazie per l'altro lavoro. Vabbè, questo mi piace vincere facile perché è questo. Questa è una storia che conosco troppo bene, però vabbè. Uno decide nel 65 di fare una pazzia, nel 69 apre un negozio e oggi ci siamo qua. Mi esce come dalla fossa. Grazie.
veramente che 55 anni di negozio, 60 anni di attività, sono tanti. Poi abbiamo qua quel Fiorese. Fiorese nasce nel 1973 come Fiorese Franco e ad oggi l'hanno ereditata, la portano avanti i figli, la termoelettrica di Fiorese Cristian e Walter. Partiamo dalla, praticamente, dal panificio che nasce nel 1968, ma il papà aveva iniziato prima, che è il panificio dei fratelli Cremona. Bomboniere Frigerio, che ha dato i confetti al mondo intero. La mia Luciana. I miei ricordi più belli sono di Luciana, la piccola bonifizia. Luciana, quindi vero? Ok. Grazie di tutto, Luciana. Grazie. Poi abbiamo dal 1941 gli alimentari dei fratelli Finanzi e oggi è il precipino, che non so se io, ecco, non vi ho visto ragazzi, scusate. Perché è venuto un colpo anche a me, perché non lo sapevo, ma all'Onata di Cerpino abbiamo un negozio che ha più di 100 anni, che è del 1917. Oggi deve tirare il premio, perché lui non c'è, perché dietro una gara ciclistica, potete immaginare, è il signor Battaglia Mario, quindi nasce nel 1917 come Battaglia Francesco e ha ereditato il negozio dal nonno e da papà di Battaglia Mario, ma lo ritira il nostro Gussoni, nonché simpatizzante della ciclistica di Firenze. Domani mattina ci vediamo. Ok. Ciao. Allora, ora partiamo con le borse di studio, ma qua volevo invitare il signor Saporiti, Giancarlo. La sua azienda, oltre che essere storica, fa un lavoro importante attraverso le scuole. Vi presenterà a voi, ve lo presenterà lui. Grazie, buongiorno a tutti. La mia azienda da anni è molto attenta a quello che succede nel territorio. Da anni seguiamo il percorso di crescita delle nostre due classi operative da anni, perché crediamo che un'azienda si misuri non solo sul fatturato che può produrre, ma sul benessere che può adattare al territorio. E quindi parlare ai ragazzi, cosa che noi abbiamo fatto, ragazzi, è sicuramente mettere insieme quello che è il futuro. Come società la vicinanza al territorio è il valore forse più importante di tutti anni che ognuno di noi a livello aziendale ha come manca, come obiettivo da perseguire. E grazie del momento che ci hai concesso per poter illustrare questo breve ma importante significato. Lui vi consegnerà le borse di studio, ma io vi voglio dire una cosa. Allora,
Voi ragazzi per noi siete il vostro futuro. Avete una forza incredibile e un potenziale limitato. Vorrei che ascoltaste, e io poi la faccio mettere in sottofondo mentre vi dà le borse di studio, una canzone, perché io sono anche giovincella, ho un po' di età, però grazie ai miei figli conosco i vostri cantanti. Ok, vorrei che ascoltassi una canzone e ve l'ho stampata, che di Alfio di Vecchione. La musica non ha il potere di unire, non ha solo il potere di unire le generazioni, di farci riflettere su ciò che è realmente importante. Quindi ha anche il potere di farci riflettere. Non abbiate paura di sognare e di fallire. Ogni errore è un passo verso la crescita. C'è sempre qualcuno pronto a tendervi una mano ed aiutarvi a rialzarvi. Questa è la famiglia. È giusto sbagliare, non temete mai di farlo. Vi auguro di affrontare ogni sfida con determinazione e di trovare sempre la vostra strada, quella che vi porterà alla vetta, qualunque cosa sia quella sfida. Se sono voi abbiate. Le cose belle sono difficili. Sono fatte così le cose belle. Questo lo dice Crepe. Per avere una cosa bella devi faticare. Non te la regalano. Quello che ti regalano è la banalità, la mediocrità. Quella è gratis. La vita non è andare in un supermercato e non è fare neanche la fatica di mettere i barattoli dentro il carrello. E arrivi alla cassa e hai già pagato il nonno. Questa non è la vita è spingere il proprio carrello, scegliere le cose e pagare, questa è la vita. Poi avrai un carrello enorme, meraviglioso, oppure un carrellino ma sempre dignitoso. È il tuo e non è quello degli altri. In questa canzone che vorrei che... Ok? C'è una frase, ascoltatela calmo, leggetela. Ti dice, lascia il dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, che non ti possono fare più niente. Quindi credete in voi stessi. Ora a lei. Parole, rosse come il sangue, nere come la notte. E non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre così forte. Io conosco poeti, spostano in più i pensieri. Che fanno parlare con il cielo. Gli occhi, ragazzi, credi solo a questi esigenti. Stringi i pugni, ragazzi. Nascondermi sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che vede il vento. Quando c'è il vento dentro il cuore, quando un uomo vive per le sue parole, o non vive più. Lo giuro,
possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano sul viso di donna, passa su le dita. Vite così forma che attraversa i muri per farsi vedere. Rodigali. La vita è così vera, che è impossibile vederla lasciare. La vita è così grande, che quando sarai sul punto di morire. Abbiamo finito queste doti, okay? Però c'è una cosa, che mi sa che non ha fatto in tempo ad arrivare perché sta lavorando. Giusto? Ok. Però c'è una persona che ha sbagliato di dire o mangiare, o iniziare, non lo so, ma sta affrontando la vita in maniera comune. Non è dovuto di capire. Ok? Perché è il papà più giovane di Monaco ed è Andrea Della Bona. Si è diventato papà di la magnifica Sofia e credo che ai tempi forse la mamma di Andrea fosse diventata la nonna più giovane ai tempi, giusto? Ok, allora cara Sofi, visto che io conosco la mamma dall'asilo, il papà dalle medie, ho un messaggio piccolo per te, ma che vorrei che anche voi ragazzi, anche se siete grandi, vi rimanga in mente. Per Sofia, quando sarai grande, ricordati queste parole. Tutti i papà hanno il loro fischio speciale, il loro richiamo speciale, il loro modo di bussare, il loro modo di camminare. È il loro marchio sulla nostra vita, perché crediamo di dimenticarcene, ma poi nel buio sentiamo un trillare di note e il nostro cuore si sente sollevato. E abbiamo di nuovo 5 anni, stiamo aspettando di udire i passi di papà sulla ghiaia del dialetto. Sofia, questa cosa è per te per quando sarai grande. Grazie, perché Andrea ha 21, una famiglia e ha già impostato una sua attività. Quindi è un bravissimo, cioè è un ragazzo che sa si dà da fare e già sta lavorando per la comunità. Grazie comunque, volevo ringraziare tutti voi perché ci vediamo insieme questi valori e questi traguardi, ormai è il terzo anno e questa mattinata voglio solo che sia un'ispirazione per tutti noi, un'occasione per rafforzare i legami, per costruire un futuro migliore di relazioni e non di WhatsApp, Facebook, Instagram, tutte queste cose. Ok? Vi ringrazio e vi offriamo per essere venuti qua. Ok, vi ringrazio per aver ringraziato tutti voi e vi vogliamo solo offrire un piccolo rinfresco. Ringrazio anche i miei dipendenti che mi hanno aiutato per questa cosa. Dov'è che la... Non l'ho vista, dottoressa. Venga, c'è la nostra preside. Non l'ho vista, mi scusi. Magari vuol dire una frase. La nostra dirigente, la dirigente scolastica, dottoressa Terrazzani. Mi scusi, ma non l'avevo vista. Buongiorno a tutti, magari mi presento perché magari non tutti sanno chi sono Terrazzani Elisa, dirigente scolastica del comprensivo Lonate Ceppino. Che dire, è stato detto tanto, sono state dette anche delle belle parole anche dal sindaco, una canzone stupenda. Io il pensiero lo rivolgo in particolar modo ai nostri ragazzi che hanno preso insomma con onore il diploma di terza media. È un momento importante, è la fine di un percorso scolastico, il primo pezzetto e l'inizio, penso, di un grande sogno di vita che, come diceva appunto il sindaco, è fatto anche di dedizione, di sacrificio, di impegno, ma anche di tanto desiderio. Desiderio di essere vita e di fare vita anche con lo studio. Quindi grazie comunque anche per l'invito,
grazie anche alla piccola delegazione che abbiamo costituito per esserci insieme. Grazie, insomma, perché la scuola fa parte del territorio e grazie di esserci per la scuola. Grazie. Quindi, salto municipario, ragazzi. Avanti. Grazie a tutti voi, grazie. Yeah.
davanti, che fuori se ne frega, mi ha bestemmio. Si ci vede per la vista. A cancello di chi parla di...
le squadre vincenti, le vincenti. Dai, dai, tu puoi finire dentro, dai. Speriamo. Arrivo. Guarda, speriamo non sia il solito caso umano. Ma anche nella mia classe, se non arrivo che lo vuole scrivere. Ma dai, mi dai il suo numero? Bravo, grazie che mi hai dato una risposta, domani lo. Anzi, dopo posso registrare un audio. Ma no, ok, abito a 5.000 km di distanza. No, abito a Maligono. No, ok, sono riprendendo. Sala. No, ciao! Non posso vedere quello in giro a me, dai! Ma io non ti posso mettere! Lei si è alzata! Sta down! Oh, non dai, 1,53 m sono, ora un po'! Io li prendevo in giro tutti! Ma che cosa? Guarda, puoi ancora prendermi in giro, guarda! 1,70 m! Puoi ancora prendermi in giro? Sì, amo, di pochi centimetri! Puoi ancora! Adesso ti vado a piangere, tanto non ti supererò mai io! Tu, ma tu! Esatto! Pure adesso prendi il tuo dovere, cioè, chiama, dai,
Non so se è mezza lunga. Ma perché i pantaloni vanno larghi e quindi mi scendono a vita bassa. Ho capito, ma sei comunque mezza lunga. Non hai freddo? Sì. Ma ti fai il nome, non hai freddo, veramente. Va bene, ma tanto io la dico, guarda la mia felpa. Ah, raga, qui. Oddio. Ah, ti dicevo. Sono venuta sul pullman questo qua. Allora fa le scelte applicate. Ok, mezzo che. No, però in terza. E lui ha osso. Sì. Come ti chiamo? Diego. No. No, perché? No, niente. Ciao. Ah, ok, no, 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 Diego si chiama. Diego. Perché prende il pullman a me. Già che l'hai incontrato sul pullman, ma mi chiede il mio volto, non c'è più. No, perché ritorno che siamo un pezzo di strada insieme a piedi e lì mi ha dato, cioè mi ha dato il suo in realtà. Ce l'ha per! Sapi, fammi la mano! Sapi, ce l'ha! Ma dov'è? No! Ma dove cazzo? Dove hai paura delle api? Tienimi un po' di più. Ok. Lui dove sta andando? No, dai. Sì. Perché qua non ho ancora fatto niente, no. Quando poi inizierai. No, no, tu hai scritto. Però già che aveva lo scizzo umane vuol dire che è mezzo applicato, no? Sarà un mezzo. Scizzo umane? Sì, no, infatti. Anche all'artistico. Basta, è un bel rimesso. Io tiro i treni e... C'è un bel frenino. I come i treni? Sì. La Madonna, per andare giù al Gemona. Ma no, non prendo il treno, attiro i treni. Vabbè, ma lui c'è così. Ma ti mangi? Ne mangi qua? No, io due. Ma io Grazie.
Sì, ma io ti posso dire, ma ti voglio dire,